La colata, la materia? Sì. Com'era la materia? La materia era uno strato di cementite, sotto però prima per farlo bruciare bisognava fare il disegno come questa mela, no? Fatto tutto il disegno e poi messo una colata di catrame, esattamente quanto era la mela. Sopra una colata di cementite, cercando di fare un mucchio di cementite il più possibile, e poi con la candela bruciavo tutto. A volte ci riuscivo senza bruciare la tela, vedi, vuoi vedere questa? A volte questa non è uscita dietro, ci sono altre che invece sono, si è sfondata la tela e ho dovuto rattopparla, come la luna che sta di là. E ho dovuto rattopparla. Quadri materici che facevo 40 anni fa, per 10 anni ho fatto questi quadri materici. Tanto è che ne sono rimaste solo due, come sono rimasti per ricordo. Una luna con il nido sotto, se la vuoi vedere te la faccio vedere. E poi questa mela che ho voluto riaccendere in questi giorni, dopo 40 anni, perché si era spenta, lei si era spenta l'occhio, si era spento il cielo. E poi volevo vedere se la candela sotto ancora era attiva. Infatti, stanno notando che sotto la candela ancora si può trovare. Eccola qui. La cera. Sì, le colate della cera che ho fatto con la candela. Si possono ritrovare benissimo perché sono qui, ecco. Perché per fare questo ce n'è voluta più di una di candela. Vedi qui sotto, se tu gratti è tutto morbido, specialmente queste bolle qua le vai a toccare e vedi che sono morbidi, sotto c'è la cera, vedi? Che ha assunto un colore con 40 anni, ha assunto un colore tutto suo. Questo che vedi scuro invece è ancora il catrame originale che non è bruciato. Questo è il catrame che non era bruciato, che non è riuscito a bruciare. Era una tecnica che mi aveva insegnato un pittore che poi negli anni anche lui ha smesso di farla perché siamo passati al pennello. Però in quei momenti c'erano anche i pittori umbri, molti che facevano questi quadri materici. Negli anni 70 si usava molto la materia. Era un modo per uscire dal quadro classico, per fare una cosa diversa. Mi ricordo con questi quadri materici, all'epoca c'erano le estemporanee, noi preparavamo prima sotto questo, già sotto lo strato di catrame e materia bruciata, poi andavamo, le estemporanee si facevano sul posto, andavamo sul posto, vedevamo il paesaggio, ma sotto lo strato già c'era tutto. Non è che lo potevi fare lì, lì ti davano una tela, la timbravi, cioè loro tu timbravi la tela che portavi, non è che potevi fare in un giorno queste colate, fuori dallo studio, poi è impossibile, come facevi a bruciarla. Allora li preparavamo, mi ricordo che con questa materia ho vinto tante gare, perché era una novità. Se uno non sa come farla, non è facile. Poi da qui invece ho cominciato a bruciare la carta da spolvero con le donne. E qui c'è anche forse un inizio, il primo tentativo.